Io preferisco chiamarli inquinamenti cattolici. Arriviamo, ecco, giustamente qui a Di Maio, bisessuale. Di Maio, Di Maio. Vai a lavorare, col La gente non ha un c***o da fare, oh. Esatto, esatto. Direttore, piacere. Buongiorno, molto lieto. Ci conosciamo già, no? No. No, ho visto in televisione. Può essere. Può essere, sì. Può essere. Comparsi. Io ho visto lei. Sì. Questo sicuro. Che fiore di merda. Come va? Bene, bene. Tutto bene. C'è un po' di barba, la fai sempre. Ah, non me ne raccomando, devo farmelo. Ecco, dai, magari. Grazie. Permesso. Lei abita qui? Sì. Io, mica solo io. Ci abito nei tappiri. Uno, due, tre, un altro. Quattro. Un altro in cucina. Abito qui da sempre. Questa è una raccolta di fondi che ha fatto il TG4 dedicandola agli orfani dello tsunami. Abbiamo costruito una scuola, un piccolo ospedale e tutto. Questa è mia moglie. Questa è una cosa bella. Ah, ci picchia. Sì, bella. Pensa che ha rinunciato a Costantino di Grecia e ha risposato me, poveretta. Vuoi mettere tra Costantino di Grecia ed Emilio Fede? Ma c'è una bella differenza. Questo è quando... Chi è Costantino siamo, quando, di Grecia? Come? Chi è Costantino di Grecia? E chi è? Io sono io. E voi? Come dice, no, come dice Sordi. Io sono io. E tu chi cazzo sei? Oh, questo è l'Emilio Fede che ci piace. Devo dire anche a me, ridevamo, oggi ridiamo meno tutti e due. Quali sono dei fatti divertenti che ti ricordi della tua carriera? Quando è finita la guerra, hanno catturato Saddam Hussein, io vado in onda immediatamente, forzo la mia voce e vi mostro la prima immagine di questo feroce assassino. Eccolo! Guardo lo schermo, hanno messo la foto di Berlusconi. Se dico Gabriele Paolini. Oh Madonna. Cosa ti viene in mente? Un casino. Un casino ambulante. Che io urlavo quando lo vedevo, parlavo, lui si metteva dietro la telecamera, quella lo vedevi, si agitava e io in diretta dicevo: per favore, polizia, carabinieri, io sto lavorando, volete toglierlo questo stronzo di mezzo, acchiappatelo, puttana. E lui sempre dietro, avanti così per tempo. Un giorno c'era una diretta, mando Alfredo Macchi, un bravissimo giornalista, va lì, io mi collego e improvvisamente vedo comparire Paolini. Porca la miseria, urlando in diretta, togliete, polizia, carabinieri, volete intervenire, porcaccia la puttana miseria, io devo lavorare, avete capito? Paolini, togli il microfono, Alfredo! Ehi, un cornu... Ecco qua. Alfredo, quella... dagli un calcio in quel posto lì e togli il microfono, togliglielo! Non glielo ha tolto. Gli dai il microfono, dagli l'auricolare, non gli dai il microfono. Ti abbiamo portato una sorpresa. Sì. Siamo andati a fare una cosina a Roma. Sì. E adesso ti facciamo vedere cosa abbiamo fatto. Perfetto. Appositamente per te. Per me, me. Sì. Personalmente mi commuovete. Andiamo a vedere. Sarei sociali. Dai. Sì. Ah, è una sorpresa visiva. Prego. Visiva. Esattamente. Riusciamo. Ok. Ok. Abbiamo parlato di Gabriele Paolini prima. Terribile. Siamo andati a ritrovarlo a casa sua. Mi diverte, c'ha pure una casa. Guarda che casa che c'ha, a furia di rompere palle a tutti quanti, guarda, ha fatto i soldi. Eh sì, è chiaro, no? Io preferisco chiamarli inquinamenti catodici, cioè quando... Catodici. Io decontestualizzo la televisione, scomponendola. Mamma di Dio. Partono anche i vaffa. Ogni volta io compaio...
si muta la scenografia e il momento del contesto giornalistico. Ha inventato, non ci sono dubbi, ha inventato un rompimento di coglioni moderno, no? Perché una volta è venuto nel mio ufficio a chiedermi perdono perché era stato denunciato e io ho ritirato la denuncia, ma me ne incolse. L'ho perdonato, si è messo in ginocchio, non lo farò mai più, sì, poveraccio. È uscito accompagnato fuori, e 48 ore dopo ha ricominciato. Era una cosa incredibile, impressionante. Un rompi così io non l'ho mai visto, oddio, ma di un'ostinazione. Andiamo avanti. Sono tu hai fatto che... sesso con Papa Ratzinger. Assolutamente sì. Sta dicendo che ha avuto rapporti sessuali con Craxi, Rutelli, Sgarbi e Papa Ratzinger. C'è chi Baone e non avevo all'epoca, ne avevo un pochettino di meno. E facevo pompini e marchetti a tutti. Sono le 11. Meno male che non l'ho incontrato. Attenzione. Per esempio Emilio Fede, io gli voglio un bel anima. Abbiamo fatto un oggi insieme tanti anni fa. Ah, però. Tutti nudi. Tutti nudi? Non vestiti. Avete fatto un lavoro insieme? Beh, è di una bravura, cioè la sua invenzione, lui praticamente ha scopato con Craxi, ha scopato con quello, ha fatto i pompini a quello, a casa mia lui non è mai venuto, io ho fatto tutto nella vita, tranne che le orge con lui, anzi era per me un'orticaria, perché tutte le volte che lo vedevo, le urla che facevo, me la prendevo con tutti, con l'operatore, con il giornale, toglietelo, e lui ha fatto l'orgia con me. Ma è stato pure dentro, no? È domiciliare anche lui. Ma va? Eh sì. Oddio, che combinazione. Hai capito? Io sono i domiciliari. Lo so. Il paradosso è che vi siete scannati per anni e siete tutti e due domiciliari adesso. L'ironia della vita. Sì, l'ironia della vita. Lui si è divertito però, Si è divertito, ha fatto i soldi. Ah, nella vita sì. Ok, allora adesso passiamo a un'altra cosa, nel senso che noi siamo... ritornati da Paolini il giorno seguente e lo abbiamo inquinato, come fa lui. Ah, avete fatto il disturbatore del disturbatore. Esatto. Divertente, che è venuto fuori? Si è spogliato nudo. ho agganci, persone che addirittura mi pagavano, ne so, il TG3 per disturbare il TG4, il 4 per disturbare, cioè per fare i dispetti tra loro. Cornuto. Pape gay. Arrivavo, ecco, giustamente qui abbiamo il trapasso. No. Pensa a te sto stronzo. Oh, carta stampata. Io. Butti via questo qua. La gente non ha un cazzo da fare, oh. Esatto. Balena allo studio. Una delizia. È una delizia. Ammazza quanto ero carino. No, ma comunque al di là di tutto mi ha fatto soffrire veramente un par di palle. Io se l'avessi pescato lì quella volta lo volevo menare. Quando è venuto da me in ufficio prima di ricevere, ho detto guarda, io lo faccio entrare, poi do un cazzotto in bocca, perché lui con me era fissato, aveva un abbonamento. Ho anche poi scoperto chi è dei miei, perché c'avevo anche quelli coglionazzi intorno che lo avvertivano. Guarda, che c'era una talpa. C'era una talpa, sì, c'era. Sì. Allora, io ti propongo di dargli il colpo di grazia. Cioè, se tu mi dai carta bianca. Sì. Divertente. Lo facciamo? Sì, è divertente. Adesso organizziamo questa cosa. Sì, sì, forse la differenza... Sono io? Sì. Vediamo chi è. No, possiamo pure rispondere. Sarà mica lui. Pronto? Direttore, sono Alfredo. Alfredo? Togli il microfono, Alfredo! Qual Alfredo? Sì. Alfredo, facevo il giardiniere lì a Milano 2. Ah, ecco, no, pensavo un altro Alfredo. Facevo il giardiniere. No. Allora, la seguo su Instagram.
Ah, mi segue su internet, sì, grazie Alfredo. Sì. Ah, Alfredo, mi ricordo, sì, sì, sì. Come va Alfredo, bene? Sì, Alfredo, togli il microfono. Ma, Alfredo, scusa, sì, Alfredo, togliete il microfono. Per qui, Alfredo, sono qui con, come si chiama quello là? Paolini. Paolini, 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 mi segui su internet. Grande. Come grande? Io vorrei fare una diretta con lei, una diretta, se io guardo una sua diretta e le faccio la richiesta, sa come si accetta, no? No. Ma è uno scherzo? No, 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 no. Non l'abbiamo chiesto. Un giardiniere che fa la diretta, che vuole fare la diretta, che dire? Allora guarda, ci telefoniamo più tardi, perché in questo momento sono, ho delle cosine da fare. Che figura di merda! Pronto, Brando? Ciao Gabriele, come stai? Abbastanza bene, abbastanza bene. Non te la sei presa per lo scherzo che ti abbiamo fatto? No, ma ci mancherebbe altro, certo, certo. Senti, ma tu ci saresti settimana prossima? Ecco, ma per cosa? Perché avrei una sorpresa per te. Ma mi puoi accennare di che cosa si tratta, grosso modo? No.